Dove sono i miei alunni di prima? Dove sono? Dove sono? Dove saranno? Dove saranno? Ah, vi ho visti! Eccoli lì! Ciao a tutti! Ora sì che vi vedo dove siete lì nelle vostre case. Allora, carissime alunne e carissimi alunni della classe prima della scuola di Via Veneto, ci dispiace moltissimo non potervi rivedere a scuola, come al solito, ma questa emergenza non ci permette di farlo. La scuola però continua, non siamo in vacanza. Riceverete delle attività da svolgere e noi maestri e maestre riceveremo le vostre risposte come se fossimo a scuola. Immagino che il dover stare chiusi a casa sia insopportabile per tutti voi e che l'avere dei compiti di scuola da svolgere non vi piaccia molto, ma vi dobbiamo rivelare un segreto e anche un trucco. Ogni compito e ogni esercizio che fate è una sfida alle vostre capacità, come un gioco o un videogame. Alla fine dell'esercizio sarete più capaci di affrontare le cose e potrete salire ai livelli maggiori. Più difficili vi sembreranno i compiti, più sarete contenti di averli affrontati e aver imparato qualcosa in più. Da quando vi abbiamo conosciuti ad adesso avete imparato moltissime cose, quindi siete cresciuti nella vita. Il senso della scuola è questo: darvi modo di crescere e di avere gli strumenti per affrontare la vita. Quando avete un esercizio davanti, invece di pensare solo "Uffa, devo fare queste cose!" Ora arriva il trucco. Accendete il pensiero diverso che vi dice: è una sfida e sarà divertente riuscire a farcela. La scuola esiste per voi e quando vi richiede impegno lo fa perché crede in voi e nelle vostre capacità di affrontare la vita dandovi degli strumenti. Un abbraccio, anche se da lontano, il maestro Claudio e le maestre delle classi prime. Maestro Claudio, maestro Claudio, ciao Pimpa. Cosa fai qui e adesso? Lo sai che ho appena finito di leggere la lettera ai bambini delle prime? Sì, però mi sembra che dovresti spiegare meglio che cosa si intende per pensiero diverso. Io e Minù lo sappiamo. Eccolo lì, Minù che ci saluta. Pimpa, forse credo proprio che avete ragione. Allora, facciamo così. Domani raccontiamo quello che abbiamo fatto ieri e perché ieri abbiamo capito che cos'è il pensiero diverso. Allora diamo appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando, non perdetevi la puntata sul pensiero diverso. Miau!